donne che hanno esperienze diverse di malattia, di vita, di socializzazione, sono state messe insieme in questo progetto di cercare un colore che le riportasse al piacere di vivere, al piacere di ritornare alla vita. Questo ha fatto sì che nel confronto tra di loro e anche con donne che non avevano il tumore al seno ci fosse una riappropriazione importante del valore della vita, dello stare insieme, del combattere, dell'essere propositivi, di non farsi abbattere dalle situazioni. E quindi abbiamo portato avanti, è stato un bel incubatore sia di idee che di momenti di condivisione che hanno aiutato, l'una ha aiutato l'altra a superare le problematiche. Allora poi abbiamo deciso di trasformarlo in mostra. Perché una mostra? Perché è fondamentale che la parte così operativa di rielaborazione soprattutto di un problema così grave come l'immagine che la donna vede devastata molte volte o comunque non più la sua, con tutte le problematiche sociali, familiari, sessuali, con il partner eccetera che vengono a crearsi, riscoprire un'immagine spendibile a livello pubblico in modo efficace e valido è ritornare proprio a riappropriarsi di se stessi. Quindi questo ha voluto anche essere un modo per fargli vedere che sì, c'è la malattia, sì, ci sono gli effetti collaterali delle terapie e dell'intervento, ma si può essere splendide perché la bellezza interiore non è soltanto fisica e la fisicità si può superare in tantissimi modi. Ed ecco perché abbiamo voluto fare questa mostra, abbiamo voluto renderle pubbliche le loro immagini, perché loro comprendessero quanto sono splendide anche in questo modo, e quindi questo è stato.